Ciao a tutti ragazzi, ecco qui il vero ultimo episodio della serie. Un capitolo, un mini capitolo nascosto che è uscito solo dopo che ho completato tutte le altre, ossia ricordatevi di noi. Non c'è nemmeno un'introduzione, un messaggio dal team di Battlefield 1, in memoria di coloro che hanno prestato servizio, ricordatevi di noi, oggi combattiamo. Sono stupito, vorrei vedere di cosa tratta, vediamo. Sono piuttosto curioso. Che sia di nuovo la storia di quello là all'inizio? Un giorno tutto questo avrà termine. La guerra che porrà fine a tutte le guerre verrà vinta da una fazione o dall'altra. Sì, è successo. Le armi arrugginiranno. L'erba ricoprirà ogni cosa e di tutto questo non resterà traccia. La terra guarirà. Ogni cosa guarisce alla fine. Noi allora saremo morti da tempo, ma forse non saremo dimenticati. Se la storia ci ricorderà, anche solo uno su mille, in futuro tutti sapranno chi eravamo e ciò che abbiamo fatto, vivendo, combattendo e morendo. Quando tutto questo avrà fine e la guerra sarà vinta, si ricorderanno di noi. In attesa di quel giorno, dobbiamo resistere. Guarderemo la morte negli occhi e combatteremo. Non so cosa dire perché sono presissimo dal video. Wow. Finito? Ah, qua ci sono tutti, come si chiamano? Titoli di coda, giusto. Però non salto, magari c'è un easter egg alla fine che vi farò vedere forse. Beh, cavolo. Pensavo fosse un mini capitolo giocabile, invece era un semplice video. E mi sa che allora, sono rimasto un po' deluso perché pensavo che ora faccio un episodio bello cazzuto, vediamo come sarà l'ultimo, è solo un video. Lo pubblicherò lo stesso perché è sempre bello. Deve essere pubblicato, però il problema è che è cortino. Dunque questo brevissimo episodio segna la fine della serie della campagna di Battlefield 1. E forse è una campagna brevissima, ma come dire, è come una campagna normale compressa tutta in 6 missioni. Ti arriva una botta di feelings che ti arrivano in una missione, ti arrivano quelli di 5 capitoli di una normale serie. È intensa, davvero. Spero che la serie vi sia piaciuta e spero che seguirete le prossime che usciranno. E no, forse ve ne siete già accorti, o non lo so perché magari lo farò uscire un po' in ritardo, che porterò il DLC Ashes of Arianel di Dark Souls 3, che spero di non essere troppo rintronato per giocarci. Perché ho passato tutti questi giorni solo a Battlefield e non so più come si gioca a Dark Souls. E niente, spero che lo seguirete in tanti, il DLC. Anche perché sono curioso di vedere come sarà. Sembra figo dal trailer. E dopo questa anticipazione, spero che seguirete quello e tutte le altre serie. E ciao a tutti.